Federico Furlan, trequartista, terzino, interno e centrocampo, insomma in questo ritiro ti tocca un po' adattarti in tanti ruoli, ecco, come ti stai trovando anche dopo oggi? No, mi sto trovando... Confuso o felice? No, felice, molto felice, perché comunque è una cosa che comunque ci tenevo a rimanere qua e ecco le cose che avevo detto l'anno scorso, che volevo rimanere per riportare a Ternana dove l'avevo lasciata. E niente, stiamo lavorando bene, oggi ci è mancata un po' di lucidità, però dai, è una cosa che ci è servita, è stata un test più impegnativo degli altri e ecco, eravamo un po' carichi di lavoro, però va bene così. E tu l'unico gol su azione giocata della giornata di oggi per la Ternana, un'iniezione comunque sia di fiducia per te? Sì, ho fatto una finta di corpo e poi ho tirato senza guardare la porta e è passata, mi sembra, sotto le gambe del portiere. Ecco, sono contento di aver segnato, che comunque ti dà stimolo, ti dà entusiasmo e niente, bisogna farlo crescere per partire al meglio possibile. Senti, ti sei assunto con quella dichiarazione che hai fatto poco fa di riportare la Ternana in alto, una bella responsabilità? Sì, penso che comunque per essere grandi devi avere dei grandi obiettivi, quindi ecco, dobbiamo fare il meglio possibile. Si sa che comunque ci sono squadre forti, è un girone difficile, però noi dobbiamo essere a Ternana e non aver paura di nessuno. Sabato contro la Roma, un test immagino anche stimolante, no? Voglio dire, si incontrano le squadre di prima categoria, eccellenza o promozione, contro cui magari c'è anche un po' un timore di fare brutta figura a causa dei carichi troppo elevati. Qui si gioca contro una squadra di Serie A e l'affronterete più con apprensione o magari così, con leggerezza? Vabbè, è chiaro, è una squadra di Serie A, quindi ci teniamo a fare bella figura e questi giorni prepareremo la partita e per quanto è possibile, perché comunque se sono in Serie A ecco, hanno qualità maggiore delle nostre e basta, noi andiamo lì con tanto entusiasmo e cercheremo di fare la nostra partita. Senti, sul piano diciamo un po' della differenziazione fra la Ternana di quest'anno e la Ternana dell'anno scorso, che è cambiato sul piano tecnico? No, io credo che comunque la Ternana l'anno scorso è stata preparata forse un po' tardi, siamo partiti tardi con tanti problemi, invece quest'anno abbiamo la fortuna comunque di avere già tutti i ragazzi nuovi e di allenarci insieme, di conoscersi, quindi è un ottimo punto di partenza. Sul girone che ci aspetta invece cosa cambierà rispetto a quello affrontato il passato anno? No, come ho detto prima, sarà un girone difficile, però anche più stimolante, perché ecco, vai a trovi squadre che comunque portano tanta gente allo stadio, quindi c'è entusiasmo e ecco, dobbiamo prepararci al meglio. Grazie Federico. Grazie a voi. Grazie.